Sono Mario Colepardi, autore del libro DEC, che è l'acronimo di Dizionario Enciclopedico del Calcestruzzo. In questa sesta presentazione, oggi vi parlerò del restauro del calcestruzzo degradato. I materiali impiegabili nel restauro di una struttura che ha degradi del calcestruzzo possono essere suddivisi in materiali cementizi o polimerici, entrambi previsti nelle pagine del libro che vanno da 243 a 254. Io oggi mi limiterò ad illustrare sinteticamente il restauro eseguito solo con i materiali cementizi. Un primo requisito di questi materiali è di essere resistente all'attacco che ha provocato il degrado. Per esempio, nel caso di un degrado per attacco solfatico, il materiale cementizio adottato per il restauro deve essere tale da resistere a questo tipo di attacco. Un secondo importante requisito dei prodotti a base cementizia per eseguire il restauro riguarda l'adesione al substrato in calcestruzzo che deve essere riparato. Da questo punto di vista, il ritiro igrometrico del materiale cementizio con cui si esegue il restauro provoca un distacco rispetto al substrato in calcestruzzo danneggiato che ha ormai scontato ogni ritiro e si presenta quindi molto stabile. La contrazione del materiale cementizio, malta o calcestruzzo, con cui si va a eseguire il restauro, provoca il distacco dal substrato oppure la fessurazione del materiale da restauro perché è esposto a tensioni di trazione che superano la sua resistenza meccanica a trazione. Per ovviare a questo grave inconveniente, le malte e i calcestruzzi da restauro devono contenere agenti espansivi capaci cioè di far aumentare il volume per compensare il ritiro igrometrico accoppiati ad additivi antiritiro per rendersi quanto più indipendenti dall'accuratezza della stagionatura umida. Altri componenti che vengono impiegati nei prodotti cementizi per il restauro del calcestruzzo sono il cemento Portland ferrico a basso tenore di C3A in quanto cemento resistente ai solfati nel caso in cui si tema un attacco solfatico. Fumo di silice per ridurre la penetrazione del cloruro e la reazione alcali-silice tra il calcestruzzo e l'aggregato reattivo. Microfibre polimeriche al fine di ridurre le fessurazioni provocate dal ritiro plastico, fibre in acciaio per migliorare la resistenza all'urto, additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua-cemento e la permeabilità all'acqua del materiale con cui si va a restaurare, additivi aeranti in caso si debbano riparare strutture che sono danneggiate dai cicli di gelo e disgelo. Tre sono le possibili tecniche applicative dei materiali cementizi. Malta con comportamento tixotropico che viene applicata a spruzzo o a cazzuola, malta o calcestruzzo colabile da introdurre tra la vecchia struttura scarificata e la cassaforma senza compattare il materiale, pasta cementizia a base di microcemento superfluida da iniettare nelle cavità del calcestruzzo danneggiato. Prima di concludere questa presentazione vi invito ad iscrivervi nella newsletter del sito ecosrl.it per rimanere informati sugli eventi organizzati dalla ECO.